Allora, Antonello De Monti, sconosciuto gnocco, tu sei il direttore artistico di una manifestazione importante e bellissima, non perché ci sono, ma perché sono stato testimone. E, a che punto sei? Ma stiamo per mettere a camminare gli spettacoli, siamo proprio nella fase di adrenalina pre-spettacolo, quindi i backstage sono pieni e fra un po' si svuoteranno per inondare il centro storico e far divertire i nostri ospiti, che come ogni anno sono numerosi, a vedere il gran circo dell'arte di produzione sarda. Oh, Antonè, ma perché Musicarte è diversa da tutte le altre manifestazioni? Ma oddio, oggi parlare di diversità è molto difficile perché comunque Musicarte nasce un po' di tempo fa e come tutte le rivoluzioni diventa anche una consuetudine. Si cerca di dargli dei tocchi caratteristici, cercando di coinvolgere gli artisti, diciamo, proprio di produzione, in delle location diverse dai soliti palchi da concerto grossi, quindi si creano delle dimensioni in un rapporto proprio corpo a corpo fra artista e usufruitore di opera d'arte senza, diciamo, lo steccato del palco. E quindi è Forse un'interazione proprio completa. questa è la caratteristica fondamentale di Musicarte, no? Diciamo che il progetto è nato da questo spunto. Poi l'altra cosa bella e interessante è che sono coinvolti tutti i giovani qui ad Ussi, o quasi tutti. Sì, diciamo che anche questo è garanzia di genuinità, di purezza della cosa, nel senso che sono, poco contaminati da sovrastrutture che il tempo crea sull'andare avanti con l'età. Comunque, tra poco tu ci riserverai delle altre sorprese, non stiamo qui a rivelarle, però stai lavorando anche, diciamolo, a un grosso progetto. Però. Ah, dicevo che sto lavorando a un luogo dell'anima per appoggiarci arte, per creare arte viva, non museale. E questo sto lavorando. È un progetto completamente fatto da me con l'aiuto di mio padre e della mia famiglia, progettato e costruito da noi. E sarà un ricovero felice di emozioni.